Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Saxa Rubra, ultima giornata del campionato di Serie A. Da Roma per Lazio Inter Riccardo Cucchi e Bruno Gentili, da Udine per Udinese Juventus Livio Forma e Giuseppe Bisantis, da Torino per Torino Roma Giulio Delfino e Mauro Carafa. Olimpico in nero azzurro, 75.000 i presenti, curva sud tutta interista. Bel colpo d'occhio qui allo Stadio Friuli dove c'è il tutto esaurito. Toldo tra i pali, Greffo, Materazzi, Cordoba e Aguiar, Zanetti, Recoba, Cristiano Zanetti di Biagio e Contessao, Ronaldo e Vieri. Risponde la Juve con Buffon tra i pali, difensori Turam, Ferrara e Giuliano Montero. A centrocampo Conte, Tudor, Davids, il trequartista tutto campo e Nedved, le punte Trezeguet, capocannoniere del campionato e Del Piero. E poi sono apparsi parecchie bandiere tricolore dal settore riservato. Osservato ai tifosi juventini che comunque vada alla sfida dell'Olimpico, a quanto pare ci credono, in quanto poco fa hanno esposto uno striscione dicendo siete l'orgoglio di tutti noi. Juve in vantaggio, Trezeguet di testa su un cross dalla destra, ancora una volta sotto misura il campione francese, cambia il risultato dopo un minuto e mezzo allo Stadio Friuli, Juventus 1, Udinese 0, il gol di Trezeguet, la linea torna all'Olimpico. Ammutolito l'Olimpico, naturalmente riparte il nero azzurra. Doppio della Juventus, azione di contropiede, esemplare, Trezeguet a pallone, poi diagonale da sinistra a destra, Del Piero è entrato in area di rigore, trafitto il portiere dell'Udinese. All'altezza del palo di destra, quindi la Juventus raddoppia all'undicesimo. Ancora grande esultanza da parte della panchina, in particolar modo di Lippi. Il primo tempo lo Stadio Friuli, Udinese 0, Juventus 2. Inter in vantaggio, Cristian Vieri. C'è stato un calcio d'angolo eseguito da Recoba, un'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro nella presa. Peruzzi invece ha perso il pallone, in agguato c'era Cristian Vieri, da pochi metri ha messo in porta il pareggio della Lazio esattamente al 19° minuto di gioco. Il cross effettuato da Recoba e il gol! Ancora l'Inter in vantaggio, questa volta con Materazzi. Il pareggio della Lazio, ancora con Poboski. Gresco. Grande sofferenza per l'Inter, per due volte in vantaggio i nerazzurri si sono visti raggiunti per due volte dalla Lazio. Questa è la classifica, Juventus 71, Inter 70, Roma 68. Attenzione l'Olimpico che interviene, la Lazio è in vantaggio. Salti incredibili da parte della panchina, soprattutto da parte di Maresca, l'uomo che non si è mollato un attimo dall'auricolare, dalla radiolina, e anche Lippi questa volta ha ceduto in quanto si è girato verso la panchina, ha fatto con le mani il segno 3 ed è corso ad abbracciare i componenti della sua panchina. Roma in vantaggio con un delizioso pallonetto da parte di Antonio Cassano. E ricordiamo allora la classifica, 71 Juventus, 70 Roma, 69 Inter. Quarto gol della Lazio, 28 minuti di gioco. Anche Lippi ha perso ogni freno inibitorio e adesso sono tutti su quella panchina annessa che stanno festeggiando e stanno aspettando solo il fischio di chiusura dell'Olimpico. Lazio vicinissima al quinto gol, tutti i giocatori dell'Inter sono affranti in panchina insieme con Ronaldo che non è venuto a entrare nel tunnel degli spogliatoi ma sta seguendo questi ultimi minuti ormai non più palpitanti. I giocatori dell'Inter non ce la fanno più, non ce la fanno più in tutti i sensi. Tre quarti campo bianconero.